Ok, ci siamo. Allora, io su questa piattaforma lascio caricati pochi giorni perché se no si pianta, no? La realtà è quella, perché sono tutti indicatori abbastanza impegnativi. Anche questo non dovete immaginarvelo. Visivamente sì, visivamente Fabri cos'è? Uno stocastico, cos'è un RSI un po' modificato, eccetera. Visivamente sì, gli assomiglia, però in realtà io ho cercato da qualche anno questa parte di proporvi degli indicatori che ho definito, perché non sapevo far di meglio come definizione, di seconda generazione. Cioè, cosa intendevo dire? Che i vecchi indicatori tendenzialmente cosa fanno? Prendono il grafico sopra, lo rielaborano dal punto di vista delle close, delle open, dei massimi, dei minimi, no? Del prezzo da seguire. Ad esempio, fai la open più la close diviso 2, o che ne so, eccetera. Prendi più o meno candele, eccetera, però sostanzialmente possiamo dire che se lo strumento lo chiamiamo A, quello sotto è suo fratello o sua sorella ed è A primo. Ok? Quindi da quel punto di vista non dico che coloro i quali vadano a dire per me va meglio l'azione del prezzo, non ho bisogno di indicatori, non hanno tutti i torti. Secondo me, però, dal momento in cui si vadano ad utilizzare degli altri indicatori, questa mattina abbiamo parlato anche ad esempio del Mateca, no? Che ha di nuovo chiuso con successo gli ultimi due trade. Allora, lì onestamente, io dentro di me dico: vabbè, ognuno può dire quello che vuole, però se non sai benissimo quello che stai dicendo, riflettici un attimo, perché certi indicatori ti danno dei punti di vista che tu non potresti assolutamente avere a colpo d'occhio. E credo di parlare con consapevolezza, perché ad esempio quando vi faccio vedere che tradiamo in tempo reale Elliott o anche i microcicli, mi sembra che il colpo d'occhio lo abbiamo, perché siamo veloci, lo facciamo in tempo reale, lo facciamo con il massimo dinamismo, io lo faccio con la telecronaca, quindi non con tutte le attenzioni, eppure i pattern visivi li andiamo a vedere benissimo e ci trasmettono tantissimo, però, ci sono degli indicatori tipo questo che ci danno un punto di vista che a occhio non potremmo avere. Ad esempio, io questo indicatore l'ho definito intelligente dopo averlo diciamo sviluppato, vuol dire ho preso spunto da, però poi gli ho messo del mio e tutto questo l'ho fatto fare al programmatore, ovviamente. Però dopo averlo sviluppato l'ho studiato lasciandoli sul grafico e un giorno e correva l'anno 2016, cioè quest'anno, ed era il 10 marzo, no? Una giornata pazzesca al rialzo di euro-dollaro di 400 e passa pips. Ebbene, malgrado quel giorno il prezzo di euro-dollaro fosse salito 400 e passa pips, questo indicatore, che è un indicatore di contrarian, lui non è un indicatore che va a dire long o short, no, lui ti dice vai in contrarian, poi sei tu che se lo vuoi usare perché l'hai verificato, ti è piaciuto, bla bla bla, decidi se andare long o short. E come faccio io a decidere se andare long o short? Adesso lo vediamo. Quello che volevo dire è che però questo indicatore l'ho definito intelligente proprio quel giorno lì, perché ho detto, caspita, trovatemi voi un indicatore o un oscillatore che dopo 400 pip di salita non vi abbia detto di entrare short. Che ovviamente con lo stesso indicatore sia utilizzabile, perché è chiaro che se lo taro così distante, così alla lunga, 400 pips per noi che facciamo intraday sono tantissimi, però non è che siano in termini assoluti tanti pips per chi è abituato a fare il daily, abbiamo detto prima anche 1000, 2000, non c'è problema, no? Come dire, colpo d'occhio, 400 in giornata sono tantissimi, no? Poi su euro-dollaro ancora di più. Però il discorso è questo: se io lo setto un indicatore, un oscillatore che non mi dia segnali in contrarian dopo 400 pip di salita, allora non opererò mai, perché tutte le altre giornate non sono mica da 400, sono sempre 3, 4, 5, 6 volte di meno come numero di pips. Quindi l'intelligenza di questo indicatore è quella di darmi un colpo d'occhio migliore di quanto evidentemente mi potrebbero dare i miei occhi. Perché se io ad esempio vado in questa giornata, adesso poi guardiamo tutte, però ad esempio prima mi balzava all'occhio questa. Io vedo questa giornata, io vedo il giorno prima e sto guardando qua, no? E vedo una giornata che si è mossa di questo, dicevamo. Il giorno dopo si è mossa del giorno prima per 2, per 3 più o meno. Quindi quello che voglio dirvi è questo, che io a colpo d'occhio, oppure anche nella mia pancina, potrei essere stato
quantomeno incuriosito, o ci avremmo pensato tutti quanti a fare, se siamo propensi nel fare il contrario, ovviamente, un contrarian in questa zona, perché lo vediamo andare su così e bla bla bla, no? Il giorno prima aveva fatto questo range, eccetera. Bene, l'indicatore non ha mai dato un segnale di contrarian, perché il segnale scatta quando l'indicatore va a 0,8. Ok? Quindi è questo che voglio dire. Di price action avrei potuto anche essere indotto in tentazione, se sono un contrarian, perché se ovviamente qualcuno di voi è prettamente trend follower, ovviamente non ha minimamente queste mie idee. Però io nel Forex, che è un mercato legato alla PPA, quindi può crescere ma parzialmente, infatti lo si vede dalle percentuali di variazione giornaliera, no? Quindi nel Forex vedere un più 5, ok? Un titolo azionario che mi faccia più 50% non c'è problema. Quindi il Forex è di suo un po' più chiuso, per cui il contrarian insomma, è una modalità operativa che la maggior parte delle volte ci porta a profitto. Ok? Poi è chiaro che ci saranno anche quei giorni dove non ci sarà solo speculazione. Abbiamo parlato stamattina, ad esempio, di cosa accade alla moneta su un aumento o un taglio dei tassi. Lì è ovvio che non si vada in contrarian da 1 a 3 giorni. Però mediamente i tassi, ripeto, non è che vengano ritoccati ogni giorno, anzi, neanche ogni 40 giorni e neanche ogni anno. Quindi ci siamo capiti. Per cui non vi faccio rivedere il 10 marzo, ma solo per problemi logistici, barra tecnici, eccetera, no? Però questa giornata qui del 6 di settembre, allo stesso modo è emblematica, perché ripeto, qui partiva su e in tutta questa salita non mi ha mai dato un contrarian, cosa che ad esempio il giorno prima mi ha dato qui. Quindi vedete che qui la salitina a colpo d'occhio, poi cerchiamo di capire da dove si debba guardare, sia questa, qui è questa, e dove è salito di più non mi ha detto vai in contrarian, dove invece non era neanche salito troppo, qui mi ha detto vai in contrarian. Quindi il prezzo era salito e quindi noi potevamo ragionare in termini di andare short. Quindi va da sé che in realtà questo indicatore può essere usato anche da chi fa il trend follower. Perché? Perché se io entro longa breakout e azzecco la sparata, allora io posso usare questo indicatore qui sotto, una volta che l'avrete verificato e per voi stessi confermate o meno la bontà, quindi se ve la confermate, allora potreste anche dire: sono entrato long da qui, io non faccio come Fabri che va in contrarian, per esempio, ma fino a quando l'indicatore non vada lassù, io so che Fabri, per esempio, o comunque la trading room non entra short, quindi io potrei rimanere long. E questo poi ovviamente magari a fine giornata mi vado a chiudere. Quindi è anche un indicatore che ci può aiutare a far correre. Ok? Bene, allora, praticamente l'ho già detto, ma lo ripeto, l'indicatore è di contrarian, dà segnale quando va a 0,8 e che sia segnale short o long lo decretate voi, perché se per andare a 0,8 il prezzo tendete a guardare l'indicatore anche quando parte dagli 0,33,5. Quindi da qui era 0,33,5, poi è andato a 0,8. Cosa ha fatto il prezzo? È salito. Per cui in questo caso il segnale è short. Vedremo ovviamente anche dei segnali long. E quello che io vi do per buono su base matematica, perché so quello che sto facendo e so di mettervi nel giusto, statisticamente parlando, è questo. Zoom un attimo, poi vedremo dei casi ovviamente. Se voi andate short qui, ok? Da lì in avanti, perché poi da lì in avanti, diciamo che ritorniamo al discorso che abbiamo appreso un po' di gruppo con lo sviluppo del portafogli, no? Questa è l'idea di trading e dura fino a quando vada a 33,5. Quindi questa qua è una finestra da idea di trading, in questo caso c'è andato salendo, quindi short. Quindi io vi dico che l'indicatore vi offre una possibilità short, una finestra short, dove avete molta più probabilità di guadagnare andando short e di fare bene. Ok? Quindi non entrerete con la casualità nel mercato. Ok? Voi entrerete in un punto grafico dove abbiamo dei parametri matematici che mi riservo di custodire, ripeto, abbastanza anche gelosamente, perché sono tutte pensate che mi sono fatto io, quindi l'ho fatto poi sviluppare, però le pensate
Quando faccio le pensate vuol dire anche che sono stato un ricercatore, ovviamente. Quindi noi siamo osservatori, ma anche ricercatori, ok? Anche perché non solo per, come dire, non arroganza il discorso è questo, cioè prima di noi sono già passate tante persone, siamo ormai in degli anni dove anche scoprire delle cose nuove non sia facile, però possiamo insomma essere dei ricercatori e trovare delle cose che ci interessino, poi magari adattarle a noi. Ok? Ad esempio il portafogli è tutto sviluppato come idea di partenza su idee di Larry Williams, perché abbiamo fatto trading system che non guardassero sostanzialmente i grafici, esattamente come le parole di Larry Williams. Poi vi ripasso il libro, così chi non ce l'ha se lo legge capirà meglio. Abbiamo messo quello che lui ha intitolato il capitolo Le chiavi della cassaforte, cioè il position sizing. Quindi abbiamo fatto quello che ha permesso a Larry Williams di trasformare negli anni 80 alla Robbins Cup 10.000 dollari, li ha portati a 1.100.000 in un anno. Quindi è ovvio che sia da prendere come spunto, no? Quindi il mio portafoglio non avrà l'ambizione di fare da 10.000 a 1.100.000 in un anno, ma neanche di non farlo in 4, 5, 6 anni. Ok? Allora, come dire, portare a mio favore maggiori probabilità, ho deciso di seguire quello che Larry Williams propone sostanzialmente, o proponeva. Ok? Poi chiaramente ci abbiamo messo del nostro. Di nuovo, non ho lavorato da solo, questa è un'altra cosa importante, e quindi questo è il quanto. Chiudiamo perché mi sono dimenticato che volevo fare un webinar abbastanza pratico. Quindi io vi garantisco questa finestra per entrare short. Quindi lì dentro tutti possiamo avere la nostra idea di andare short, fino a quando non vada a 33,5. Poi l'interruttore può essere, questo è il massimo di giornata, quindi il livello bancario è ovviamente tracciato su quel massimo, ma potrebbe essere un livello bancario, potrebbe essere una Bollinger, una close sopra la Bollinger alta, ok? Potrebbero essere rendimenti tesi, potrebbe essere un microciclo, una trend line, un Wolf, Elliott, tutto quello che volete. L'importante è per me trasmettervi che voi avete questa finestra che ha sicuramente una monetina truccata a vostro vantaggio. Punto. Poi lì dentro sarebbe non male metterci anche un corretto position sizing, eccetera. Va bene? Allora partiamo dalla pura osservazione di queste dinamiche. Così le registriamo tutte e uno ha già tutti gli esempi, cioè tutti no, però più di qualcuno. Poi ci sono giornate anche interessanti e andiamo a vedere un attimino. Quindi il bello è che questo indicatore non dà, dicevo prima, tutti i giorni segnali. Ad esempio io qui vedo una giornata fortemente al ribasso, però lui, vedete, non ha mai dato nessun tipo di segnale. Quindi va bene così. Ci saranno anche quelle volte che darà un quasi segnale, tipo questo. Qua lascio a voi la sensibilità. Dipende, diciamo che se fossi long dal giorno prima, perché questo può sembrare un G1, ad un certo punto mi allunga e sta quasi toccando e non l'ha toccato, torna un po' indietro. Se vi dico ho preso profitto perché qui mi dava un po' l'idea di venire giù, va bene, però non sono entrato allo stesso tempo short perché il segnale è più se va proprio a toccare gli 0,8 come in questo caso. Quindi questi sono i gradi di sensibilità che ognuno di noi poi va a sviluppare. Poi dipende anche, ripeto, se lo usate nudo e crudo, provate comunque a vedere anche se lo usate solo lui, i quasi segnali se vi diano un vantaggio, quindi un po' provatelo in demo, oppure se dopo aver fatto 20-30 segnali, quindi un mesetto più o meno, vi farà star meglio prendere proprio solo il segnale puro, oppure qualcuno magari dirà: no, io ho preso anche quei quasi segnali, mi sono andati bene e sono contento, ok? Bon, da lì in avanti avete capito come usarlo. Ultima cosa che ho detto stamattina: se io entro, ad esempio, qui facciamo finta che abbia toccato. Se qui ha toccato, io dico partiva da qui e quindi io vado su e vedo che è sceso. Quindi lui mi dice di qui vai long. Bene, si apre un'idea long. Io qui posso, ripeto, andare long se c'è anche qualcos'altro, un rendimento teso, un livello bancario, un vostro pattern, un ciclo che possa ripartire, tutto quello che volete. Ok? Però quello che vi segnalo è che quando l'indicatore va a 0,33,5, ovvero qui, la finestra long, quindi è un indicatore anche interessante per quanto mi riguardi, perché non ti dà una finestra che durerà 14 giorni, dura
quello che vedremo e vedete già adesso non dura tantissimo. Quindi, dopo che la finestra è finita, ovvero qui, se da qui voi tenete il long e va su, io vi dico sono contento, però siete andati con vostra responsabilità e vostre regole. Se voi qui non uscite perché eravate entrati qui, vi è andato lì ma siete andati in bagno e non c'è niente di male, voglio dire, però ripeto, così un esempio per stupidino per farmi capire. Poi ritornate qui, non vi va di chiudervi a pari, tenete, il giorno dopo comincia a scendere, siete qui e dite sono ancora long da là. Ragazzi, ragazze, avete scelto di far così. Non lo giudico, non lo commento, io dico solo che la finestra finiva qui. Quindi lo spazio per guadagnare in long era qua, ok? Boh. Chiaramente anche qui a volte pagherà subito, a volte pagherà dopo essere andato contro. Quindi Fabri, io ho notato che se compro qui e compro anche un po' sotto, poi mi dà favore a uscirne, dovete provare, ok? Quindi io ripeto, un indicatore che mi dà una finestra di contraria, finito. Andiamo, allora qua c'era un segnale, poi non vado a misurare che se fossi entrato qui, adesso lo faccio, ma per dire che non lo facciamo più dopo, qui mi ha pagato 14 pips, sono tanti, sono pochi, l'idea è questa, affinché siano il giusto, secondo me, prendere l'indicatore, guardarlo da dopo questo webinar in avanti, in tempo reale, prendervi una demo, mettervi uno stop loss di 100 pip su quella demo, ok? E iniziare a tradare. Su quei 100 pips mettetevi quello che volete in percentuale, dall'1 al 5%, non andrei sopra il 5%. E pian pianino cominciate a mettere fieno in cascina, come abbiamo detto stamattina, nel senso che tipo i primi 100 pips potrei anche non provare a tirare troppo la corda. Cosa voglio dire? Se fossi entrato long qui, me ne pagava 15, a più 10 li prendo. E faccio più 10. Bene, 10 li ho già pagati. Poi vado avanti, ne prendo altri 10. Bene, sono già 20. Dopo qualche giorno, ok, avrò, se avrò lavorato giusto e anche l'indicatore avrà statisticamente parlando lavorato bene, sarò arrivato a 100. Bene, da lì in avanti, se non l'avete fatto in demo, ma l'avete fatto in real, gli avete messo l'1%. Bene, aspettate di farne altri 100 e così siete a più 2 e il più 1 iniziale che era il vostro investimento in questa, tra virgolette, no? Nuova attività. Questa è la cosa più fantastica del trading, perché le attività nel trading si aprono così, con 100 pips, vado avanti e poi pian pianino avete capito tutto. Quindi io dal punto di vista tecnico vi dico qui c'è una situazione long. Bon, qui è andato subito su, va bene. Andiamo al giorno dopo. Il giorno dopo vedo che la giornata scende, però vedete che l'indicatore non ci casca mai. Nel senso, cascarci o meno poi dipende se vai in loss o in gain, però non dà mai un segnale. Cosa facciamo? E niente, non lo usiamo. Giorno dopo, qua sto facendo un webinar didattico. Allora, io qua non vedo segnali, salvo che quasi si è avvicinato. Oh, qui ognuno decide. Ok? Fabri, lassù tu lo faresti lo short? Non lo so, non lo so, devo trovarmi in tempo reale, devo vedere i microcicli, devo vedere, ad esempio qui l'open price era long, difesa qui, difesa qui e difesa qui, probabilmente avrei potuto anche solo guardare, ma se avessi deciso di farlo short si sarebbe dovuto ultimare qui. Quindi questa era una finestra di opportunità, ok? Se lì dentro mi dà uno short, ben che venga. Cioè, mi dà uno short vuol dire idea short c'è. Se vi trovate un interruttore per prendervi questo shortarello, ben che venga. Ok? Andiamo il giorno dopo. Questo qua era un giorno dove io ero in vacanza, credo. Sì, sono rientrato il 29, sì, era il 26. Non so che cosa ci sia stato. Andiamo a vederla. Vabbè, nella notte c'è stato questo segnale. Va bene, insomma, qui si chiude. Questa era la finestra short. Avessi shortato la Bollinger alta verso la Bollinger bassa. Va bene, ok? Poi andiamo a vedere. Qua mi avete detto che parlava la Yellen, eccetera. Vedete che l'indicatore, tutto sommato, è di nuovo intelligente, no? Perché se io lo zoom un attimo, parte una forte discesa. Lui sostanzialmente mi inizia a parlare di finestra di opportunità da qui.
e la finestra la chiude più o meno qui. Ok? Quindi io è questo quello che voglio anche condividervi come senso di trading nella trading room. Cioè io questa fascia vi dico che long non vi fa fare cavolate. Marco dice: ma chi è intelligente l'indicatore o chi l'ha creato? Allora io vi dico, perché a occhio uno potrebbe essere bravissimo e con Elliott magari probabilmente qui si vedono anche a colpo d'occhio, qui si vedono le tre onde, probabilmente magari avremmo potuto provare anche degli short qui, un po' come abbiamo fatto l'altro giorno su conclamate onde 5 eccetera. Vabbè, però lì è bravura, no? Però chi non ci dice che magari saremmo stati indotti in tentazione di entrare long dopo questo crollo, eccetera? Nessuno. Allora l'indicatore, lui che è intelligente, mi dice: guarda, da qui c'è un'idea long. Poi adesso il grafico è fatto, finisce qui. In questo spazio, se andiamo long, statisticamente parlando, non facciamo cavolate. Non è detto che si guadagni sempre, ma è detto che non facciamo cavolate, e anche qui si evince questa cosa, perché sostanzialmente vedete che se io fossi entrato anche qui, però io qui perché devo entrare? Da qui inizia, questo è stato il salto di qualità anche nella creazione di EA, perché tutti i nostri EA lavorano così, cioè prima trovano una finestra di opportunità, ok? Dopo averla trovata cercano un pattern per entrare. Detto diversamente, per questo è importante, no? Se io, ad esempio, vi faccio un esempio, se io andassi, è un esempio stupido, l'avevo spiegato meglio nel blog, ma calza anche qui, lo faccio velocemente. Scusatemi, ma se io avessi tutte le giornate che dalla open, una volta aperto, vadano tutte su. Ci sono, no, quei periodi dove ne fa anche 4-5 di fila così, no? Ma se io reputo che l'ambiente giusto per andare short sia da sotto l'open, io cosa vado a cercare dei pattern short se sono con il prezzo sbilanciato sopra l'open? Col grafico fatto addirittura so che sotto l'open non ci siamo mai scesi, quindi non posso mai guadagnare short in queste giornate io, ok? E qualcuno mi potrebbe dire: eh sì, va bene, tu ok, non potresti mai guadagnare short in queste giornate, ma tu queste giornate le vedi disegnate. E sì, è vero, ma io un po', e ve lo sto trasmettendo anche, un po' l'anticipo, perché se ad esempio dall'open si sale solo, probabilmente un sistema automatico che le faccia tutte, eccetera, che non abbia la nostra bravura, però ha mille altri vantaggi, ovviamente, non si stanca, non si stressa, fa l'antimartingale, eccetera, può essere comunque addestrato, e gli possiamo dire che se stiamo sopra l'open è inutile andare ad applicare dei pattern short. E Fabri, ma qui ha fatto un wolf ribassista bellissimo. Sì, ma non è nell'ambiente giusto. Quindi impariamo a distinguere prima l'ambiente giusto per operare, poi nell'ambiente cerchiamo il pattern. Quindi questo è il percorso mentale. Quindi ambiente o idea di trading che è al di sopra dei grafici. E poi l'interruttore, che è un pattern che fa esso stesso da filtro. Ad esempio, è questo il salto di qualità che ci ha trasmesso Larry Williams, nel senso che se effettivamente voi rilevate le temperature dell'aria ogni ora e le riportate su un grafico, vi viene fuori un grafico e su quel grafico ci sarà anche un testa e spalle. Ok? Ma cosa vuol dire un testa e spalle su un grafico della temperatura? Capite? Quindi i grafici disegnati, non dobbiamo mai tradare sul sistematico un pattern visivo. Allora ho fatto già altri esempi in questi mesi e datovi anche dei sistemi che possono diventare dei veri e propri expert. Ad esempio, uno su tutti, per chi non lo sapesse, se l'euro-dollaro il venerdì scende, fino della successiva settimana, lunedì, martedì e mercoledì, non sappiamo perché, ma mediamente sale. Se invece il venerdì sale, non sappiamo perché, ma dalla domenica sera fino al venerdì mediamente scende. Ho detto tutto. Quindi i lunghi venerdì rialzisti, la settimana dopo bisognerebbe tradarli solo in short. Non è che vinceremo tutte le settimane, però abbiamo un vantaggio. Perché fa così? Boh, non lo so. Andate a vedere, però fa così. Quindi io qui vi sto proponendo una cosa identica, cioè io qui vi do una finestra long. Perché Fabri è long? Perché facendo determinati calcoli matematici, quindi cercando di sfruttare al meglio la scienza che oggigiorno
abbiamo per le mani, quindi cerco di usare negli oscillatori quanto di più scientifico si possa utilizzare, quindi non vado a rimescolare le open, le close e faccio l'RSI, lo stocastico, eccetera, no? Ma vado a fare dell'altro. Allora io vi dico, qui c'è un'idea di trading. Bene, ora trovatevi voi un interruttore. Allora io, se fossi anche entrato da qui e mi fossi chiuso qui, vedo che grossi danni non ne avrei fatti. E questa è l'intelligenza dell'indicatore. Perdo 12 pips. Sarei andato a fare un drawdown di 28, 29, 30. Poi ne perdevo 12. Quindi nel mio budget di 100 pips, ad un certo momento ne avrei avuti 70 flottanti, però poi ne perdevo, abbiamo detto 12. Quindi ne ho ancora 88, eccetera. Ma se io da qui cerco un interruttore, allora potrebbe essere che si possa aspettare una close evidente sotto la Bollinger, e quindi già entrando qui potrei uscire sulla Bollinger alta di qui, che collima con la fine della finestra, e anziché perdere guadagno. Potrei usare il doppio minimo tra questo minimo e il cambio di giornata, l'abbiamo spiegato stamattina. Ormai il giorno prima, perché entrare long a fine giornata quando ormai i soldi veri sono entrati short, e perché dovrebbero entrare quelli long il giorno dopo, o addirittura qui era lunedì, potrei sul cambio di tema di giornata provare un long anche sul gap down alla domenica sera, perché anche se la trading room è chiusa, scusatemi, mi ricordavo che qui aveva dato setup e venerdì eravamo qua così, quindi vicini a chiudersi, però un gap down lo potrei anche sfruttare, ok? Quindi importante capire che questo indicatore ci dia l'idea. L'interruttore trovatelo voi. Secondo me anche le Bollinger così vanno bene, doppi minimi, doppi massimi vanno bene, livelli bancari, e quindi martelletti sui livelli bancari. Quindi anche questa giornata l'indicatore, lasciamo stare che uno doveva andare overweek, eccetera, però come pezzo di grafico, cavolate non ne ha fatte. Andiamo al giorno dopo. Giorno dopo, togliamo un po' di zoom così la vediamo tutta, parla da solo, long, long, short, non mi soffermo più, ok? Si capisce. È impossibile che non si capisca, perché ripeto, è andato 0,8 scendendo e quindi vado long, è andato 0,8 scendendo e quindi vado long, è andato 0,8 salendo e quindi chiudo i long, vado short, eccetera, eccetera. Ok? Ricordatevi che la finestra finisce qui, la finestra finisce qui, la finestra finisce qui. Ok? Andiamo avanti. Il giorno 30 non ha lavorato, il giorno 31, se si percepisce, siete bravi a percepire che la giornata sarà tendente un po' al laterale, ne avete di segnali, se no va bene rimanere flat. È chiaro, questo è un quasi segnale. Adesso sono andato storto, ma comunque si prende la sparata, perché credo che, guardate, credo che arrivava qui prima della sparata. Qui così arrivava il segnale, o su quella dopo, al più tardi, ok? Quindi però non è proprio un segnale, perché vedete che sì, lo manca di un pelo, però non è un segnale. Lì lascio di nuovo a voi. Ad esempio qui vedo un wolf, ok? Vedo una spike. Non so se i livelli bancari sono giusti, sapete perché, vedo questo qua così, se qui mi piace posso provarlo, ok? Poi quando arriva qui così, da lì fate voi, però la finestra era sfruttabile. Andiamo avanti. Quindi questo per dire che ogni giorno ci dà del valore aggiunto. Il giorno primo di 1 di settembre qui dava dei long. Fabri, io sono entrato long e mi è andato contro di 18 pips, perché la volatilità è quello che è. E va bene, quando ti va contro ancora ti dà un altro segnale. Dovete provare, ci ragionate. Quando arriva qui, la finestra è finita. Ma è chiaro che non si debba usare questo indicatore per uscire, si vede subito. È un indicatore che si deve usare nella sua fase di uscita, di chiusura finestra, per tenere duro qualora ci sia necessità di tener duro. Ma quindi è chiaro che io entro long qui, mi va giù, sono qui, sto tenendo duro, anzi incremento pure, poi mi va su e io, ok, non perdo più, quindi dopo non mi interessa più avere la fine della finestra, ok? Poi quando sparava su,
non ha dato un segnale veritiero e quindi niente, al limite mi faccio incuriosire da questo, ok? Però quando arriva qui, vedete che il triangolino lo tende a prendere, è finito, ok? Quindi cavolato non ne faccio, ma qui non possiamo dire di essere andati troppo vicini. Intanto vedo che l'euro-dollaro va giù, ci ragioniamo per il pomeriggio, potrebbero arrivare dei segnali per il pomeriggio. Qua non c'è niente, due al pelo, lasciamo stare quello della notte perché tanto c'è volatilità troppo bassa. Qui io sarei andato long al limite comunque, no? Perché sale l'indicatore, scende il prezzo, per cui al limite sarei andato long. E qualcosina da qui saliva, poi c'è stato il dato, eccetera. Giorno dopo, qua parla da solo, vado short e qui X, quasi long. Se fossi rimasto short, dovrei prendere profitto perché ci siamo quasi arrivati. Andiamo avanti. Qua di nuovo, appunto, abbiamo detto è intelligente perché non mi ha mai parlato di andare in contrarian, per cui questo è un modo anche per rimanere dentro al mercato long se siete bravi e andate in tendenza. Il giorno 7 di settembre vedete che non è successo niente. Questa è la giornata che abbiamo tradato la scorsa settimana. Adesso la guardiamo. Il giorno dopo è più facile perché qui è crollato ed era venerdì e qui Fabri, io qui ho provato dei long. Va bene. L'importante è che a parte che se pagano subito non perdetemi più. Questi livelli bancari sono giusti, quindi qui ha sentito il livello bancario. Vedete come ci hanno lavorato? Guardate, sono scesi, li hanno sentiti, però hanno reagito solo al minimo di prese di profitto, hanno accelerato. Quando sono ritornati qui, queste due spike hanno sentito uno e due livelli bancari. Per cui se io fossi entrato qui, mi va qui, non devo più perdere, non guardo neanche più l'indicatore, ok? L'indicatore mi dà solo una mano e secondo me è anche grossa per trovare l'energia psicologica e poi quella finanziaria di cliccare. Adesso sta crollando l'euro-dollaro, dobbiamo sicuramente ragionarci un attimo per il pomeriggio per capire dove siamo a livello ciclico, ma l'indicatore è ben distante. Giovedì è stata una giornata interessante, l'ho lasciata per ultima. La cosa interessante di questa giornata è stata, e guarda caso questa era una giornata un po' diversa, no? Quindi spesse volte nei numeri si percepiscono anche le sensazioni. Non so, sta frase magari qualcuno l'ha capita, no? Cioè, benché questo grafico, vabbè, qui poi è ovvio che lo vediamo a occhio che è un po' strano, però anche l'indicatore che in genere avete visto, una finestra di lavoro long o short più breve, qui l'ha allungata, no? Quindi anche nei numeri c'erano già delle differenze comportamentali in questa giornata, che appunto è quella della BCE, che è sempre un po' diversa dalle altre, ok? E allora niente, semplicemente diciamo facciamo l'operatività da robot e poi facciamo quella che invece faremo in trading room. Allora, quella che facciamo in trading room ovviamente può iniziare a lavorare da dopo, da quando abbiamo iniziato a lavorare noi, no? Da qui in avanti, rilascio dei tassi, eccetera. Allora, quell'operatività dobbiamo ricordarci di tutto, no? Nel senso, qui passava anche un Mateca, ve lo ricordate, no? L'abbiamo visto stamattina, però l'ho anche registrato. Però, a parte questo, diciamo che ad un certo punto, quando noi eravamo qui sui massimi, potevamo ricordarci che l'indicatore, o notarlo, poi quel giorno magari avevamo la piattaforma bloccata, comunque. Ricordiamoci da adesso in avanti che qui aveva dato un segnale di contrarian e siccome l'aveva dato salendo, allora da qui lui era short. Che poi noi qui non ci si debba mettere o non ci si voglia mettere short in attesa dell'evento macro, io farò così. Però ricordiamoci che lui avrebbe dato un segnale short e che quindi fino a quando la finestra dell'indicatore, da lì dovremmo dire, non si chiuderà, allora io potrei essere orientato ad entrare solo short. Quindi questo vuol dire che fino a qui, più o meno, io in questa finestra avrei potuto lavorare solo short. Ok? Quindi avrei potuto anche fare tutto quello che abbiamo fatto, poi ovviamente lo metto anche sul cable se non c'è già questo indicatore, almeno ne abbiamo già due in trading room. Avrei potuto fare tutto quello che ho fatto, però i long che abbiamo fatto questo giorno qui, potevo farli per dire a leva 1. Invece magari avrei potuto sfruttare, ricordandomi di questo indicatore, guardandolo, anticipare degli short qui dopo le prime 5 onde di Elliott,
in questa zona, dove questo pezzo me lo sono un po' perso di breakout, non ci credevo troppo, sono entrato più basso, quindi avrei potuto migliorare effettivamente la resa degli short, ok? E forse rischiare di meno ad entrare long dove sono entrato io long sui massimi, benché poi la giornata l'abbiamo chiusa in profitto. Io, se non ricordo male, sono entrato long, cioè avevo il livello, sono entrato long qui mi sembra, e poi mi ha stoppato, no? Ecco, l'avrei potuto salvare o saltare, perché ripeto, ero dentro una finestra short. Quindi se qualcuno mi dirà da adesso in avanti: Fabri, guarda, stai per entrare lì, ti volevo solo far notare che io non lo faccio perché siamo dentro una finestra short, caspita, c'hai ragione, grazie mille. E ritorniamo al discorso che il senso della trading room sia anche quello di tradare di gruppo, nel senso dove non necessariamente io debba comandare, o ditela come voi, ok? Quindi long si va long, short si va short. No, io dico vado long e vi spiego il perché, ma se voi mi dite nota anche questo, allora io vi dico: c'hai ragione, non posso mica, non l'avevo proprio visto, quindi vado a rinegoziare, magari il long lo faccio uguale ma lo facevo più leggero, per esempio, ok? E al contrario anticipavo un po' gli short, li tradavo un po' meglio e magari facevo più pesanti, per esempio. Allora, però in termini numerici, se io fossi entrato short qui, perché anche candelina sulla Bollinger, allora qui misuriamo, adesso è già secondo me emblematica, no? È andata contro di 53 pips. Quindi se questo fosse stato il primo trade, io prendendo un portafogli di 100 mi trovavo ad averne solo più 50 flottanti, e chiaramente quando si scaricava qua così, da lì in avanti una cosa importante è: ok, posso anche chiudermi tutto, ma usiamo la testa, nel senso, da lì cerchiamo di capire. Quindi, magari usando i massimi, no? Decrescenti, uscivo qui, per esempio, che ne so. Però quello che voglio farvi notare è che secondo me sia intelligente e quindi sia da usare questo indicatore, perché, ripeto, nella finestra short, benché mi sia andato contro i 50 pips, poi sulla fine ci è ritornato. Quindi chiaramente avrei potuto lavorare solo anche con questo indicatore. Ora il grafico è fatto, no? Però l'indicatore era così anche l'altro giorno. Quindi chiaramente questa spike mi avrebbe, sopra la Bollinger, mi avrebbe attratto molto in short se l'avessi visto. Ora sono contento perché abbiamo usato sostanzialmente Elliott e abbiamo dimostrato in tempo reale di venirne fuori comunque bene, no? Però con l'indicatore, senza spaccarci la testa e queste spike, avrei probabilmente dato un punto in più alla checklist short e avrei pensato di meno che il G4 avrebbe continuato magari per tutto il giorno a fare quello che non avrebbe dovuto fare, quindi il contrario con veemenza. Ma comunque ci siamo comportati bene e andiamo avanti così. Quindi questo è il webinar su questo indicatore. Ok? Quindi io vi chiedo, quando avete tempo e voglia, di monitorarlo, tenerlo d'occhio, e anche quando sto tradando di ricordarmelo. Quindi adesso lo metto sul 5 minuti del cable. Questo qua viola, o magenta, insomma, quello che è, lavora altrettanto bene, ok? Sono due cose leggermente differenti. Sono tutti poi basati su dei calcoli dei rendimenti e bla bla bla. Niente, facciamo una cosa. Comunque lo volevo mettere. Quindi lo metto un attimino e metto in pausa un attimo, poi lo mettiamo un attimo, vediamo se ci dà più segnali, così ne guardiamo ancora una decina, quindicina, e poi ci ripresentiamo qui nel pomeriggio. Allora, metto un secondo in pausa. Ok, sono ripartito. Allora, l'ho messo anche sul cable. Andiamo a vedere un attimino cosa ha fatto. Abbassiamo gli altri un attimo. Questo qua magenta lavora in maniera molto simile, molto molto simile, quindi anche questo qua magenta, quello con l'occasione, per dire che sia un indicatore di contrarian, però il livello è 0, pardon, è 68, quindi anche questo qua adesso lo abbasso un po' perché non è il focus su quello che voglio appunto registrare, ma guardiamolo. Allora andiamo indietro. Peccato non riuscire ad arrivare al giorno, ad esempio, del Brexit, eccetera, però ripeto, guardiamo quello che abbiamo. Allora, fermo restando, ripeto, che uno può partire non il giorno del Brexit ad usare questo indicatore, non giovedì necessariamente, ma se parto mettete 100 pips uguale 1% di stop loss.
Finché non ve lo consuma, mettete da parte. Se arrivate a più 100, avete fatto più 1. Da lì poi potete mettere ancora per altri 100 un altro più 1 e poi se accumulate vi gestite voi. Ok? Allora, sul cable sappiamo che è un po' più volatile dell'euro-dollaro. Mi raccomando, di nuovo, qui non c'è il segnale. Poi qui onestamente inizia a calcolare da qui, per cui lascerei perdere un attimino, perché non ha dati prima, quindi andiamo da dove si è disegnato. Qui non entra nessun segnale. Qui 25 agosto nessun segnale. 26 agosto nessun segnale. Ah, scusatemi. È bloccata la trading room, perfetto. Grazie. Scusatemi, sono ripartito. Sì. Ok, adesso dovreste vedere, si muove, giusto? Ok, perfetto. Sì, me l'ho dimenticato. Dicevo, l'ho registrato, ma ve lo ripeto. Di qui non partiamo, ci sarebbe un quasi segnale, ma il cable è più volatile, bla bla bla. Poi, siccome parte proprio da qui il conteggio, prende solo, ha solo queste barre qui, cioè parte da qui perché ha queste barre, lasciamo perdere sta giornata. Comunque non c'era il segnale. Poi, il 24 di agosto, dicevo, non ci sono segnali. Quindi niente. Il 25 di agosto non ci sono segnali, quindi niente. Il 26 di agosto non ci sono segnali, niente. Il 29 di agosto ci sarebbe un segnale qui, al limite, forse più qui, o uno o l'altro. Ora, non so se questo livello bancario sia giusto o meno, però quello che so è semplicemente di nuovo quello che abbiamo registrato. Cioè, io vi do per buona, con sicuramente una monetina truccata a vostro favore, un'opportunità per far trading anche quando siete da soli, nei termini di da qui o da qui, faccio in metà, ma avete capito, fino a qui una finestra short. Poi è chiaro che a quell'ora lì meglio andare a fare altro, ok? Però la finestra è quella. Poi, oh, 30 agosto non dice niente, oh, non c'è nessun segnale. Anche qui, bene che non entri, si mantiene distante. Vedete che, ripeto, questo è una cosa che è anche un'idea molto quantitativa, no? Cioè, l'analisi quantitativa segue abbastanza. Questa è una cosa che vi dico io, nel senso, magari non è riconosciuta dalla comunità scientifica o altro, però. Meno da segnali, più devono essere buoni e viceversa. Pensate semplicemente a questo: analisi quantitativa. Che probabilità io avrei di vincere andando short su un euro-dollaro che in giornata mi faccia 500 pips? Cioè, io tra il minimo e in quel momento lì il massimo di giornata ci sono 500 pips. Che probabilità ho di venirne fuori con dei soldi in più se io a più 500 dei minimi andassi short, ed eventualmente se questo salisse ancora io mi mantenessi la possibilità di incrementare, quindi ancora a 500 short, a 600 short, a 700 short in giornata, avremmo una probabilità praticamente, salvo cose differenti, negli ultimi 20 anni del 100% di andare in gain 100%. Il problema è questo, e non è che tutti i giorni fa 500 pips. Allora, una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, quando fa 500 pips, ok, andatevelo a studiare, perché lì entrare short o long, mediando di uscirne bene, se siamo capitalizzati e scegliamo delle leve intelligenti e opportune, abbiamo il 100% di successo. Però cosa facciamo? Un trade all'anno? Un trade ogni 2 anni? Allora l'analisi quantitativa è questo che ci dà come risposta. Ti trovo la giusta quantità per andare in contrarian, riparametrandomi sostanzialmente alla volatilità. Quindi, in poche parole, va a cercare sempre questo elastico teso, che in termini assoluti possiamo decretare come 500 pips su euro dollaro, e non dovete credermi, vi prendete i grafici, ok? Magari dopo 500 c'è stato nel 2008, quando hanno buttato soldi nel mercato elettronico, ma magari una giornata dove ne ha fatti anche 1000, non mi ricordo adesso. C'è stato un periodo dove ha fatto 3-4 giorni un botto di pips, però poi è ritornato, ok? E l'analisi quantitativa, ad esempio questo indicatore, cerca di trovare quei 500 pips, ma riparametrandoli alla volatilità in corso, perché altrimenti non trado mai, benché qui stia tradando poco sul cable, perché, ripeto, ad esempio, non ha lavorato per tanti giorni di fila, no? A parte questo segnale, non ha lavorato il 30,
non ha lavorato il 31, non ha lavorato l'1, non ha lavorato il 2, eccetera. Qui ha lavorato. Allora lui si è svegliato e secondo i suoi calcoli, studiati a tavolino, quindi li possiamo decretare come validati, buoni, eccetera, lui qui mi dice vai in contrarian. Allora io mi pongo solo la domanda, cosa faccio? Vado long o vado short? E se vado in contrarian, da qui è salito e quindi io qui ho una finestra short che finisce qui. Quindi più o meno questa è una finestra short. Ora, se io avessi shortato la Bollinger Alta e mi fossi chiuso sulla Bollinger Bassa, sono comunque 15-16 pips e capite che tra tutte e due non facciamo così. Insomma, lunga vita prima di dover prendere 100 pips, ok? Prima di prendere 100 pips non ci mettiamo così tanto, quindi non ritengo neanche malsana, per così dire, o sbagliata totalmente l'idea di farlo a priori per partire 100 pip di stop, 10 target, 10 di target. Non è matematico, non torna niente. La ricompensa attesa, tutto ragione, ok? Tutto ragione. Però la mia idea è prima riesco a mettermi da parte 100 pips e prima non me ne frega più niente di usarlo. Ok? Quindi magari questo è un punto di vista che può dare una mano anche a qualcun altro di voi. E ce ne saranno, Laura, se qua sono 15 pips, ce ne saranno più o meno altrettanti, ok? Però ripeto, notare questo. E qui l'ha beccato. Poi, se avessi tenuto, vabbè, ragazzi, cioè magari potreste anche qui non chiudervi, mettervi a pari, qui vi prendo per un capello, peccato, qui la prossima volta vi sfiora e me ne fate 30. Però, secondo me, fare un 4-5 operazioni di fila da 10 pips non è così strampalata come idea, ok? Allora, questa è una giornata del 6 di settembre, di nuovo abbastanza intelligente, no? Nel senso che io, ad esempio, ho i matrix long. Faccio finta. Bene, dov'è, se sono bravo a tenere i matrix long che li potrei tenere? Supponiamo che io la mattina mi sia messo qui, sia entrato a breakout su matrix verde, eccetera. Tengo, tengo, tengo. Qui io, segniamolo bene, io lì mi chiuderei i long e onestamente se avessi fatto quei long avrei reinvestito qualcosina in short. Quindi in questa giornata lui va short sostanzialmente. Da qui, da questa candela in close, perché vedete che è qua. Ok? Allora lui mi dice short, però lui, questo è anche bello perché una volta messi da parte 100 pips, io non, io mi sto registrando, quindi credo di non aver, come dire, perso il lume della ragione, ma da quello che vedo, e non in questo webinar che è necessariamente più breve, ma da quando ho messo questo indicatore, non credo che sia neanche strampalata l'idea di mettere un 5% di rischio su 100 pips. Ok? E a botte di 10 sono poi 10 operazioni, ma 10 operazioni al mese lo fa le fasting, sto indicatore qui, Ok? Però se io metto quel 5%, intanto devo accettare di perderlo tutto su un evento estremo, e questo lo sappiamo già, lo mettiamo in conto. Però poi anche di tradare tecnico, perché io qui so che finisce la finestra. Se io fossi entrato short qui con stop loss di 100, mi va a prendere la Bollinger Bassa, io qui mi posso anche flattare. Okay. Poi è chiaro che su questo allungo qui, Fabri, io la ritengo, come ci insegni te, una candela di esaurimento già anticipato, oppure sono entrato sotto questo massimo che è anche il piercing di quella lunga, perché attenzione, io qui l'indicatore lo blocco in close, però magari appena aperto qui la candelina, l'indicatore era già qui sopra, non lo possiamo sapere, adesso guardiamo un po' in tempo reale. Però quello che voglio dire è che se fossi entrato qui in close, rischio 100. Mi va sotto la Bollinger qui, me ne va a dare 10 e 3, magari mentre torna su 8 li prendo, capite? E comunque mi sono fatto 8 pips, io definisco a basso rischio. Chiaro, se fossi entrato già in piercing, qua così, ne avrei potuti avere a vantaggio anche 17-18. Quindi non è così lontana l'idea di crearsi un'attività con 100 pips, ma questa regola dei 100 pips io la uso su tutto e ve la consiglio su tutto, ok? Non so, è una mia cosa psicologica, ok? È anche numerica, ma è molto psicologica. Quindi ribadisco, qua finisce il gioco. Fabri, mi volevo chiudere qui, ma non mi sono chiuso. Cosa faccio? No, 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 no. No, io ti dico solo che da qui è short e qui si chiude. Qui dentro ti do garanzie statistiche di lavorare bene. Ad esempio, potevo anche shortare qui.
chiudermi sulla mezzeria, per esempio, se ne fosse valsa la pena, rientrare se qui fosse uscito e chiudermi di nuovo qui, tutto in finestra short. Però dopo che si è chiusa io non ne so più niente, ragazzi. Cioè, non dico che io sarò il primo a non aver chiuso il trade quando questo sarà qui, o perché starà correndo tanto o perché mi starà dando contro, ma in entrambi i casi avrò ragionato e avrò preso le mie responsabilità. Se avrò provato a far correre, vabbè, è perché è facile. Se non mi sarò stoppato è perché il ciclo mi farà sentire puzza di bruciato nello stopparmi e dirò: ragazzi, mi assumo la responsabilità e non stoppo. Ok? Questo è importante. Quindi io la finestra la do in apertura e in chiusura, poi ognuno 7 di settembre. 7 di settembre, ad un certo punto il prezzo crolla, comunque scende, l'indicatore si tira più o meno da questa zona. Allora io vi dico, da qui fino a qui è long, ovviamente, no? Perché il prezzo è sceso e qui mi dà una finestra long. Ora qui dentro long. Poi ognuno se lo gestisce, nel senso che Fabri, io ho comprato subito qui perché ha toccato con la spikettina la Bollinger Bass e mi sono chiuso qui, senza aspettare che si scaricasse. Va bene? Hai preso 24 pips, 20 pips puliti. Caspita, più i 10 di prima, no? Più altri 10 di prima, sei già a 40. E il tuo obiettivo è arrivare a 100, poi non ti costa più niente. Cioè, non ti costa più niente, no, voglio dire. Ti costa poi, cioè hai poi 100 pips da parte, no? Quindi te ne servono poi 200 per andare in loss di 100 pips, che equivarrà all'1, il 2, il 3%. Benissimo, ne hai fatti 20. Fabri, visto che ne ho fatti 20, qui ha ritoccato la Bollinger Bassa, era proprio lì al limite, però ho notato che ci sta ancora e l'ho rifatto, magari a leva metà, in maniera tale da, ok, non dico niente, dico solo che qui eri un po' al limite, basta. Però, ripeto, io quello che vi garantisco è questa finestra. E secondo me non è poca roba, perché vedete che tendenzialmente lavora bene. Ad un altro certo punto, se uno è instancabile, vede che qui va a toccare e va long. E va long fino a qui. O qui, oppure un po' dopo che è più chiaro qui. Però tanto non cambia niente. Fabri, io l'ho rifatto long qui. Chiaramente non era armonizzato con i metrics, ma il metrics comparso qui ha pagato, quindi poi è tutta una cadenza di ragionamenti, no? Quindi non è mai che si debbano solo armonizzare, ma anche leggerli in sequenze temporali differenti, perché il metrics da qui a me basta che scenda di 6-8 pips. Una volta che l'ha fatto, ha pagato per me, quindi io qui posso decidere di andare long. Certo, bisogna essere veloci di testa, non si pratica questa cosa dopo una settimana di trading room, magari neanche dopo un mese. Però io a forza di ribadirvelo, dirvelo, registrarlo, ok? L'importante è, ripeto, se entravo long qui, va benissimo uscire sulla Bollinger alta. E qui andate, poi da lì in avanti andate a vostro rischio. Fabri, ho tenuto, ho guadagnato di più, sono contento per te. Se fosse sceso e mi avessi mandato una mail o altro, io ti avrei solo detto vai al webinar che ho registrato, perché se no facciamo lavoro per niente. Giorno 8 settembre. C'è un quasi segnale, decidetelo voi, ci sono due belle spike, non è bruttino, però non è un segnale. 9 settembre, qui c'è un segnale, adesso abbiate pazienza, non riesco ad andare sempre dritto, qui c'è un segnale short e la finestra si chiude qui. Ok? Ragazzi, cavolate non ne ha fatte, poi a parte che è presto, però ragionatela voi. Una bella spike così è bella. L'indicatore qua è Fabri, però io non l'ho fatta perché secondo me qui si era chiusa la finestra. Hai anche ragione, se vuoi essere più sensibile va bene, non fai niente, se no lo facevi e saranno di nuovo 20 pips a occhio. Fabri, io qui l'ho provata long, io non l'avrei fatto. Rappresentando un gruppo e non parlando per me da solo, se avessi lavorato la mattina presto, da qui avessi fatto 20 pips, qui l'avrei rifatta mettendone 20 a leva metà del primo e così mal che vada tra due trade facevo un più 10 pips. Cioè, capite, non c'è un'unica scelta. L'importante è capire che questo indicatore ci apre una finestra intelligente. Oggi è flat. Quindi io credo di avervi detto delle cose importanti. Adesso questo sta salendo. Ormai, insomma, avete capito tutto. L'unica cosa, brevissimo,
ripeto, io stesso il 19 di settembre prenderò una decisione che ho già preso in realtà a priori. Il 19 settembre, salvo un ritardo di arrivo del bonifico o altro, quindi sarà il 20 o il 21, ma voglio dire, il 19 settembre io parto con il portafogli. Da lì poi ve lo tengo visivo, nel senso vi tengo aggiornati. Per 2 mesi lo teniamo d'occhio, in reale voi ancora così in virtuale, e poi da lì al limite si parte di gruppo per chi vorrà. Però io parto il 19 settembre a priori, ragazzi. Quindi so che il 19, non sto ad aspettare una sequenza di loss, cioè partirò. Quindi prima o poi bisogna partire, no? Se uno vuol provare queste tecniche. Quindi il mio consiglio è partite oggi, perché magari questo tra un po', siamo ancora giù dal segnale, va benissimo. Non dico neanche di doverlo fare in demo, ok? Anche se mi sto registrando, e il consiglio migliore è sempre di farlo in demo. Vi dico solo questo: prendetevi una capacità di 100 pips. Su quei 100 pips fatelo in percentuale, oppure io non sputo in faccia neanche ad 1 euro. Fatelo però. Quindi non voglio dire quanti euro. Fate un numero di euro dove dite: oggi, se entro e proprio di sfiga prendo subito il loss di 100, ho perso tot euro che avevo già accettato e contestualizzato l'attività del trading. Ok? E quindi parto. Pian pianino, avete visto anche in questo webinar, a botte di 10 pips sul cable, forse anche qualcosina in più, anche di 20. Non stiamo così distanti da fare 100 e 100, 100 su euro e 100 su GBP USD, e quindi ben che venga, insomma, ok, appena li abbiamo messi da parte, eccetera. Ricordatemi, e ve lo chiedo di cuore, di focalizzarlo nei momenti topici, ok, anche giovedì sui tassi, ricordatemi, e così lo contestualizziamo insieme in tempo reale. Va bene? Quindi questo webinar non è tipo quelli poi operativi che vi rifarò, molto più simili alla pillola estiva di Elliott, ok? Però volevo condividermi con questo perché, ripeto, è lì del valore da prendere, statisticamente parlando, perché uno si mette al PC, non sa mai, no? Magari vuole operare, però da solo non sa mai, voglio entrare long, voglio entrare short, non so perché, non ho fiducia, perché può capitare nella nostra vita. Bene, io credo che questo sia un indicatore che possa dare fiducia e, cosa interessante, volevo metterlo un po' più spesso. E cosa interessante, oltre a dar fiducia, non ti fa stare a mercato troppe ore. L'abbiamo visto, le finestre in genere sono limitate, quindi spesse volte è un mordi e fuggi. Entri, rischi 100 e prendi 10. Non tornano i conti fino a quando non hai fatti 100 di pips. Da lì in avanti vi consiglio di fare gli stessi 100 ancora con lo stesso rischio. Quindi, se uno vuole partire subito in reale e ritiene che lo 0,5% messo su 100 pips gli vada bene, allora partite in reale con uno 0,5%. Fatti i primi 100, provate a farne altri 100, avrete messo l'1% da parte, e da lì proverete a mettere sui successivi, scusatemi, 100, lo 0,75 per una volta, poi metterete l'1, e poi l'1% vuol già dire lavorare a leva 1, potreste arrivare all'1,5-2, va bene, ok? Bene, chiuso il discorso. Le Bollinger che avete visto su domanda di Andrea in questo webinar sono quelle di base, quindi ve le clicco, classica 20 periodi, 2 deviazioni standard sul close, sulla close, ok? Poi Laura dice, cos'è quell'indicatore rosso che hai sul prezzo? Adesso lo dico, e quelle leghe orizzontali rosa e rose e rosse, adesso lo dico. Allora, le Bollinger a posto, poi facciamo che farlo tutto, facciamo tutto, grazie Floriano, tutta la didascalia. Allora, così colgo la questione più importante. Queste linee color acqua dovete averle tutti quanti. Quindi, se qualcuno non le ha, ma non perché non le abbia ancora messe, ma perché non le ha sul proprio PC, come eseguibile, DP rassogli HL me ne chieda. Ok? È un indicatore, e in input mettete 10. Queste linee qui ce le abbiamo tutte. Queste linee qua rosse sono lo square, cioè questa scatola tridimensionale che ogni giorno si crea. Ne parliamo, anche nel blog c'è, però ne riparliamo tra qualche tempo, ok? Quando poi deciderò anche di condividervelo, sempre in termini visivi, ok? Perché ripeto, finché faccio piena attività, queste formule non voglio che si divulghino nel web. Poi
Tra 10 anni, milionari di portafoglio, e toccatevi, grazie, perché nessuno è scaramantico, ma poi tanto esserlo non costa nulla. Allora, se la mia attività principale sarà guardare altri portafogli che peraltro stiamo già sviluppando, perché anche qui, benché ci siano delle priorità, noi stiamo andando avanti, perché un portafoglio da 8 è perfetto, ma ne stiamo già facendo un altro da 8 e poi un altro ancora sulle commodities. Cioè, insomma, per dire che non ci si ferma per un bel po', perché un domani avere 4-5 portafogli, ognuno dei quali con 8 robot, allora io credo che veramente sarà poi giunta per me l'ora di, insomma, spassarmela al 110%. Ora, non fraintendetemi, io qui sto da Dio, anche perché è mezzogiorno e 8, se non fosse così avrei accelerato e vi avrei detto buon pranzo. Invece a me non me ne frega niente di andare a mangiare pranzo. Io qua mi esprimo come persona, ma a me piace. Poi la tendenza che ho messo a parlare troppo è dettata dalla trading room, no? Però a me piace parlare, cioè mi piace esprimermi, esternarmi, ok? Quindi mi trovo proprio a mio agio, però ribadisco anche che siamo intelligenti, cioè se tra qualche anno i robot girano bene e sono 3 o 4, ma ragazzi, cioè c'è tanto di meglio da fare nella vita, ok? Soprattutto con alle spalle un qualcuno che saranno i portafogli che lavorano statisticamente bene per noi, eccetera, ok? Quindi non è la questione di fare come nelle pubblicità. Sotto le classiche due palme, no? L'amaca o lo sdraio, quello che volete voi, portatile, sono lì. No, ma chi se ne frega di far così? Cioè, io finché trado sono nella mia postazione ben strutturata, dove ho tutto quello che mi serve e non vado a tradare in giro tendenzialmente. Poi quando voglio fare tipo la pubblicità sotto le palme, sono sotto le palme con il mio cocco verde. Che è una bevanda che consiglio a tutti di assaggiare almeno una volta nella vita. C'è una società, insomma, che li importa, mi sembra in Puglia, ed è buono, assaggiatelo, e sono lì che me lo consumo tranquillo, e poi quando voglio mi vado a fare il bagno e leggo e studio. Ma capite quello che voglio dire? Cioè, finché siamo qui, siamo qui. Quando non si è qui, mai mischiare secondo me troppe robe, ok? Ecco, quindi questo è il senso, poi una volta raggiunti i miei obiettivi, allora tutti questi indicatori ve li do a codice aperto a chi ci sarà quel giorno lì in trading room. Ok? Boh, questo è il quanto. Il portafoglio invece ovviamente rimarrà sempre segreto, nel senso che quello proprio fa tutto da solo, quindi non mi costerà niente lasciarlo lì a girare, anzi. Nel frattempo cerchiamo di creare valore aggiunto in termini, anche se non vi dispiace, umani, come sto cercando di fare, altrimenti vi avrei già augurato il buon pranzo. Invece mi fa piacere, ripeto, rimanere qui e pian pianino vi spiego tutto. Quindi oggi abbiamo parlato in maniera approfondita, credo, di questo, ma è molto facile da trattare questo argomento. Mi sembra non è un indicatore di chissà quale complicanza o complicazione, eccetera. Lo square, che sono Laura, queste linee qua, ne parleremo, si espandono, e la mezzeria degli square è la linea, questa qua, di questo violetto, quello che è rosa, insomma, quelle acqua ve l'ho detto, e questa linea qui è un indicatore che sostanzialmente è una piccola rete neurale. Ora, qualcuno la usa, io anche qui, magari tra 6 mesi facciamo un webinar su questa cosa qui. Per adesso io l'ho messa lì, perché questo è il mio modo di fare, perché non pensiate che se anche non la usiamo, non ne parliamo, che i nostri occhi non la vedano, che il nostro subconscio non la recepisca. Cioè il nostro subconscio, se viene colpito da qualcosa, prima o poi si fa sentire. Ripeto, io questo indicatore qui l'abbiamo messo. C'è ancora, se qualcuno mi dirà qualche osservazione che ha fatto, ce n'è ancora una importante osservazione che peraltro avevo già esternato. Per adesso vi ho dato questa qua in contrarian, che è la più facile e immediata, ma ce n'è ancora una modalità di utilizzo di questo indicatore, ed è in trend e con stop loss piccolissimi, l'abbiamo anche usata, solo che non la registro adesso perché per adesso va bene così. Ma tra 10 giorni possiamo parlarne, perché tra 10 giorni sono sicuro che molti di più avranno guardato questo indicatore. E questo qua, Laura, vale per tutti ovviamente. Guardatevelo. Guardatevelo. E anche, ripeto, guardatemelo,
Guardiamocelo, insomma, è lì, è una piccola rete neurale predittiva di questo numero di candele. Ok? Ora, come si usa? Non lo so ancora, non lo so ancora, nel senso che la lascio lì. Se poi mi arriva il lampo di genio, ve lo dico subito, perché poi è sempre stato così. Però per adesso è lì, io non la uso. C'è più di qualcuno di voi che la utilizza. Io ovviamente vi memorizzo e vi ringrazio e vi registro, nel senso che quello che mi dite me lo memorizzo, ok? Poi qualcosa ogni tanto devo dire la verità, perdo i colpi lo dimentico, ma perché ne ho troppe di robe per la testa. Però credetemi che le cose che mi colpiscono, perché le ho notate io o perché me le avete dette voi, state tranquilli che non mi scappano mai quelle, me le ricordo, ok? E quindi questa lineetta qua rossa, guardatela, c'è su tutti e due i grafici, è da capire, ok? Va bene, io interrompo qui un attimo, pausa ancora, vediamo se c'è ancora qualche domanda e poi fate buon pranzo veramente.